Buonasera e benvenuti ascoltatori di Radio Adige TV. Siamo qua oggi a Verona in musica e l'ospite che abbiamo qua è Michelangelo. Ciao! Ciao Michelangelo, come stai? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene, ti ringrazio. Da dove ci stai parlando adesso? Ah, io sono di Ostia. Di Ostia, Roma Sud. Bello, infatti si vede proprio il sole, il... Ma qui si sta benissimo, poi d'estate è tipo casa vacanze, cioè il mare tipo qua dietro. Allora, top. Perfetto, top. Ma è casa tua proprio? Dove stai sì, adesso? Casa mia. Sì, sì, sono a casa mia. Che figata, bello. Allora diciamo che anche nei mesi di quarantena ti è andata abbastanza bene. Ma guarda, sì, cioè avere la consapevolezza che c'è il mare... Magari che ne so, ti fai la passeggiata perché poi tutti in quarantena si sono inventati c'è un animale. E avere la consapevolezza che c'è il mare, però vabbè, vado a fare la passeggiata per portare il cane al mare, che poi sta qua dietro. E quindi ti fai pure la passeggiatina al mare, ci sta. Poi il mare d'inverno, ancora più dell'estate, guarda. Sì, ti piace di più. Bello, sì, molto. Vabbè, perché è vuoto, sai, ci sono tutte le ombrelloni, tutti gli stabilimenti, c'è un macello. Sembra tipo Riccione. Però l'inverno è bellissimo. Più poi romantico. Il cortile, che ovviamente è una parte che sta proprio sul mare. Mm-hmm. E da là vedi tutto il mare, bellissimo. Bello, bello. Bello, molto bello. Allora, Michelangelo, parliamo della tua musica. Tu sei cantante, hai studiato suoni anche pianoforte, giusto? Poi ti abbiamo conosciuto perché sei stato nel 2019 ad Amici di Maria De Filippi. Che è stato, diciamo, un po', possiamo dire, il lancio, no? Che ha avuto. Come hai vissuto questa esperienza? Anche perché comunque è recente, il 2019. Sì, no, ma di quest'anno a me c'è stata un'esperienza bellissima. Io sono uscito che sono un'altra persona. Mi sento cambiato tanto, ma a livello mentale, a livello artistico. Mi hanno dato tanto gli insegnanti e gli ho avuto la possibilità di avere 3 lezioni al giorno di canto, roba che fuori è inverosimile, perché le paghi. E quindi ho avuto, sono contatto con tanta gente che ti dà consigli, gente che io inizialmente avevo molta fatica nell'espormi, ero molto più riservato prima, adesso mi sono un attimo dato una svegliata perché entrato lì dentro mi sono reso conto che poi alla fine non ti conoscono le persone e devi avere la capacità di farti conoscere, non puoi... Certo. Avere barriere o altro, perché alla fine ti conosci tu, sai chi sei, ma lo devi far vedere in poche parole. E quindi lì dentro mi sono un attimo detto, cavolo, fatti conoscere, cioè cerca di non pensare troppo a nessuno dire questo, oppure di paura di essere giudicato per altro. E mi sono tolto dopo questa esperienza tante barriere che avevo davanti. Per il resto, top. Sono uscito, ho fatto uscire Indo a Lottare, che è andata, esatto. È andata molto bene. E Indo a Lottare l'avevo dedicata alla mia prima ragazza, che è stato un amore bellissimo. E sono felice di essere uscito con quella canzone perché mi piaceva da morire. E ad Amici non l'ho cantata tanto, ho cantato un po' di più la sua maglia rosa, che era un altro video che avevo portato tanto ad Amici. Mm-hmm. Io sarei potuto uscire con Indo a Lottare molto prima, però è stato giusto così anche perché questa canzone è uscita l'11 di marzo, mi sembra, sì, che è stato più o meno i giorni del lockdown. Esatto, esatto. Ed è stata una canzone proprio acceso, nel senso, Indo a Lottare, molte coppie, stesso io e la mia ragazza, non ci potevamo vedere. Ed è vero che alla fine la vita ha un senso se stiamo Indo a Lottare, perché mi piace, soprattutto in quell'occasione c'era da lottare, perché comunque tante coppie, anche se abitavano a 2 metri di distanza, non si potevano vedere. È vero, tra l'altro devo dire che tra gli intervistati spesso che tu sia il primo a sottolineare, diciamo, la difficoltà che magari appunto le coppie o innamorati, cioè hanno tutti scritto comunque, pubblicato dei brani propositivi eccetera eccetera, però effettivamente nessuno ha parlato di questa cosa qua, quindi poi ascolteremo il singolo, intanto stiamo guardando qualche frame del bellissimo videoclip. E quindi bella, tra l'altro, beh, io l'ho già ascoltata la canzone, ho anche pianto. Grazie.
Quindi complimenti. E ascolta, tu avevi già scritto qualcosa prima di iniziare un po' questa avventura, quindi sì, avevi Guarda, io a livello di scrittura scrivo tanto, ho tante cose mie che però adesso devo nelle note del telefono. Classico. Sì, cioè potrei davvero far uscire 3 album così, però allo stesso tempo... ogni volta che scrivo qualcosa ho sempre l'impressione che questo non sia abbastanza e quindi mi chiedo sempre tanto da me e quindi mi va di far uscire un pezzo scritto fatto bene da me, cioè non ce ne metto. Adesso invece c'è l'uscita di un altro singolo, che è un singolo estivo. E non dico altro, non spoiler, però c'è l'uscita qualcosa. Bene, dai, allora l'ascolteremo sicuramente. E anzi, dove possiamo seguirti per rimanere aggiornati su tutti i tuoi nuovi progetti? Guarda, su Instagram abbiamo Michelangelo Vizzini, poi ho TikTok, che avevo iniziato un po' di tempo fa, sempre Michelangelo Vizzini. E niente, qui. Bene, dai. Tu come ti senti? Abbastanza carico per riprendere dopo questi mesi un po' così? Assolutamente, ma guarda, sono stati mesi in cui siamo stati tranquilli, ma ci hanno ricaricato, nel senso ci siamo riposati talmente tanto che adesso basta, siamo saturi, sì, sì. No, condivido pienamente. D'accordo, ti ringrazio di cuore Michelangelo per il tuo sorriso e la tua presenza, ascoltiamo adesso il tuo singolo e un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona giornata. Ciao. Svegli, nudi a pensare come due soldati sotto un temporale. Ma tu mi hai chiesto tempo, tempo per capire se questa storia ha un senso per restare e stringersi più forte, tanto non fa male. E la vita ha un senso se siamo in due a lottare, se siamo in due a lottare. Ci sono cose che non so e che non sai spiegarmi, ma dici che il silenzio a volte limita gli sbagli. Ma tanto tu lo sai che tenendomi più stretto puoi riuscire a sentire le cose che non ti ho mai detto. Ma tu mi hai chiesto tempo, tempo per capire se questa storia